Piacere avervi tutti qui, vi ringrazio ancora della disponibilità, della partecipazione che avete proprio testimoniato in presenza di oggi. L'idea dell'incontro l'avevo anticipata, ma la descrivo per i partecipanti da remoto al confronto di oggi, è quella di, premesso che la fotografia di quanto è successo nel 2021 è nitida, chiara, la possiamo descrivere per l'anno dei record, valori di transazioni alle stelle. Se spostiamo l'obiettivo della stessa macchina fotografica verso quello che sta succedendo nel 2022, i profili sono simili, ma magari non è così nitida l'immagine che si può scattare. Due tra i mille fattori che stanno effettivamente mettendo fuori fuoco questa fotografia, diciamo, le ennesime ulteriori conseguenze impattanti post-Covid che hanno portato l'inflazione a livelli mai visti negli ultimi 50 anni, perché non anche l'ultima guerra che poteva, diciamo, mancare in questo mosaico di eventi imprevisti nello scenario globale, con tutto quello che poi consegue, per l'approvvigionamento, costi dell'energia, instabilità globale. Qual è il motivo per cui oggi ci stiamo incontrando e ci vogliamo confrontare? È proprio quella di mettere a fuoco il più possibile l'obiettivo di questa macchina fotografica su quello che sta succedendo oggi nel settore del private investment, coinvolgendo non solo professionisti, protagonisti di questo settore, anche da diverse angolazioni dello stesso mercato, ma poi anche con delle expertise distinte che possono effettivamente integrarsi e completare quella che deve essere la visione che a fine incontro vogliamo un po' delineare a fine della nostra discussione. Per cui io mi limito veramente a ringraziarvi ancora, a lasciare la parola ad Andrea per un'ulteriore introduzione e vi ringrazio ancora per la partecipazione ad oggi. Allora, io passerei direttamente a fare un giro di tavolo per la presentazione degli ospiti. Lo scopo di questa discussione è quello di fare due cose: confrontarsi su questi temi, ciascuno per il proprio angolo visuale, e dall'altro punto di vista cercare anche un po' di connettere, di fare un po' di networking, di farci conoscere, di conoscerci tra di noi. Perché mi sembra importante, ci sono tante diverse professionalità con angolature non sempre omogenee e per questo forse più interessanti, e quindi io lascerei fare un giro di tavolo per la presentazione di ciascuna in maniera rapida. Dopodiché avevamo pensato quest'ordine, mi dite se rispetto, noi faremo questi due temi, che adesso poi rifocalizziamo sulle slide, che sono i due temi di cui abbiamo già parlato: uno scenario di mercato dell'attualità, che potete declinare come volete, nel senso qual, su che cosa state lavorando, su cosa vi interessa, cos'è il core del vostro piano strategico, eventualmente nell'ambito di quelle iniziative di business che poi il deployment vi rende responsabili di fronte ai vostri stakeholder, ai vostri azionisti, e dall'altra parte, che è un tema oltremodo noto, ma è l'impatto degli ESG su questa strategia di investimento. Io vengo da un'esperienza di lungo corso, oltre 6 anni, ad esempio, con Bordellini. Ho visto nascere la domanda degli ESG 6 anni fa, quando ancora sembrava una cosa assolutamente sconosciuta. L'abbiamo poi praticata e mi rendo conto che oggi è diventata assolutamente ineludibile con il mercato. Poi la gestione interna può assumere una prospettiva radicalmente diversa. Quindi io avevo pensato di iniziare un giro di tavolo con Stefania Petruccioli, che è il senior partner di OPSICAF, poi passare a Dario Cenci di Armonia SGR, Francesco Roberto Wenbacher di Questio Capital Management SGR, Mauro Ballabio, Ballabio se sbaglio chiedo scusa, che è operating partner di Progresso SGR, Marco Molteni di Arca Fondi SGR, che ha precisato che lui ha una visione molto forte sulla compliance. Secondo me è perfettamente in linea con quanto all business è compliant, all business non è compliant, e qui parliamo di business. Nicola Bettoli, che è di Rothschild, qui seduto alla mia destra, e quindi effettivamente di una maison grande con tante ramificazioni. E poi aspettiamo l'intervento di Ben Lindman da New York e di Fisher Capital Management, quindi non vorrei indugiare oltre,
e passerei semplicemente al giro di tavolo per le presentazioni di chi ci guarda. Noi abbiamo qua i cavalierini riportati. Aggiungo che rispetto al programma ho chiesto anche la partecipazione di Marco Valerio Caltagirone come uditore particolarmente qualificato, ci darà la sua prospettiva. Marco Valerio ha una naturalmente tradizione familiare nel settore dello sviluppo immobiliare e di altri generi di investimenti. È un caro amico con cui siamo molto vicini. Gli ho chiesto di prendere parte anche lui a questo dibattito. Vorrà dirci quello che sta facendo e quello che pensa anche rispetto agli altri temi. Prego. In breve una breve introduzione, sono Nicola Petti, sono detto affiliate di Rothschild Wealth Management Italy. Come stavo dicendo prima con i colleghi, noi siamo una SIMP, siamo soprattutto servizi investimenti, io mi occupo della parte legale, compliance e anche AML, che vedo un po' diciamo, a 360 gradi l'attività della SIM, sempre dal punto di vista regolamentare. Io sono Stefania Petruccioli, come ho detto prima, vengo dal Private Equity, ho 25 anni di Private Equity, adesso da poco tempo ho raggiunto Claudio Scarpoli e questa nuova iniziativa che è un'iniziativa a multicomparto per raccogliere soldi per investire nel Private Equity e nelle Smart City, Sustainable Cities. Poi appunto facendo parte di alcuni consigli di amministrazione di Quotate. Non a livello di ieri, però Sai bene cosa significa. so bene cosa significa perché private, in questo caso sono imprenditori di De'Longhi, Interpump, RCS, so bene cosa significa il tema sostenibilità, come viene vissuto, quantomeno sicuramente diversamente da lei, in alcune aziende private, anche quotate, per non parlare delle quantitate. Prego, grazie. Mauro Pallavio, io sono per il padre di progresso da 3 anni, più una storia di consulenza, adesso abbiamo fatto 25 anni di consulenza in varie regioni del mondo, e sono in progresso con le persone con cui lavoro con loro, soprattutto per aiutare la parte di portfolio, di progetti nelle società. E poi Quindi tirano la patata adesso, bollente. esatto, la corta, diciamo, un po' la catena di trasmissione di 6 temi. Solo una cosa, progresso è di report, dalla fine dell'anno scorso, quindi per me ESG è qualcosa che oltre a comprare la società cerchiamo di mettere anche poi all'interno del nostro mondo, con tutti i challenge che ci possono essere comunque nel bilanciare tutti i trade. Ancora grazie, benvenuto. Buonasera a tutti, io sono Marco Manteni, responsabile di compliance e HFON di SGR. Tra le storiche, diciamo, SGR italiane, gestiamo fondi comuni e anche il più grande fondo pensione aperto italiano. E relativamente alle tematiche ESG, abbiamo lanciato negli ultimi anni diversi portafogli di ESG compliant. Crediamo molto in questa filosofia di investimento. E quindi ritengo che la partecipazione a questo tavolo possa essere importante e interessante. Grazie. Non tutti, sono Francesco, sono Francesco Montaghe, sono il General Counsel di Questio. Questio è un SGR che fa fondi, abbiamo anche investito in una delle... Esatto. Abbiamo una società che fa fondi di investimento, sia i fondi UCITS, quindi quelli un po' più, diciamo, retail, sia quelli alternativi, quelli che sono sostanzialmente i fondi che vanno verso gli investimenti privati, che è uno degli oggetti di questo tavolo. Li facciamo sia in Italia che in Lussemburgo. Io penso che il nostro lavoro, se lo dovessi riassumere, diciamo, creare delle strategie di investimento bilanciato, ottimali, nel senso in relazione all'appetito dell'investitore. Quindi tra le nostre cose che facciamo, ovviamente ci sono anche i mercati privati, in vari modi, affrontati in vari modi, e come hanno detto anche gli altri, oggi siamo nel 2022, non è possibile non parlare di ESG, non solo per la regolamentazione, ma perché la sensibilità degli investitori sta cambiando. I nostri investitori, insomma, soprattutto degli investitori fondazioni bancarie, insomma, per gli investitori istituzionali, sono soggetti che secondo me sono sensibili a questa cosa e spero di poter dare un paio di cose dal punto di vista naturalmente legale, perché in general counsel vuol dire che sono responsabile a fare legale societario. Sono anni che noi sviluppiamo le città.
di conseguenza sia i quartieri che le città. L'attenzione al mondo di ESG da parte del nostro gruppo è sempre stato nel mirino, perché le case sono anche parte della vita quotidiana delle persone. Quindi, a differenza di quello che accade in tante città del nord, venendo, diciamo, da Roma, che è una città con i balconi, col caldo, il verde è stato sempre un elemento per noi predominante. Questo verde si sta facendo oggi su altri tipi di mercato. Il verde è inevitabile che porti, diciamo, a quel benessere dello sviluppo di una città che man mano avanza, togliendo quindi del territorio, ma aggiungendo, se tratta con dei criteri, si può aggiungere, diciamo, si può ridare la natura anche allo sviluppo delle città. Ci occupiamo di questo da generazioni, io sono la terza generazione ed è un piacere che saremo venuti a questo lavoro, poter partecipare. Grazie, Marco. Grazie Allora, io sono Dario Cenci, partner del fondo Armonia. Armonia Italy Fund è gestito da un SGR, quindi un fondo, diciamo, tradizionale italiano, di gestione italiana. Il fondo 1 ha una dimensione di 180 milioni, che quasi, diciamo, abbiamo investito completamente in sette investimenti. Stiamo partendo col fondo 2. Chiaramente il tema ESG è un tema che permea la nostra attività, di cui parleremo poi in dettaglio successivamente. È cambiato molto dal primo fondo al secondo, dettaglierò meglio cosa intendo. E come policy di investimento noi tendiamo a realizzare delle partnership con gli imprenditori, dove acquisiamo la maggioranza. L'imprenditore tipicamente mantiene una quota di minoranza, con l'obiettivo poi di sviluppare la creazione di valore prevalentemente attraverso acquisizioni di altre aziende, diciamo, competitor o che possano complementare il portafoglio Eccellente, grazie. I see Bennett, you are connected. Would you like to switch on the camera? prodotti. Yes, I am. I'm sorry for my delay. I had a little bit of a technical difficulty. Don't worry. Thank you. Thank you. It's a pleasure to receive you here. And I don't know whether you could follow the introduction of our guests around the table, but basically we are talking to business people that are active in the private investment sector. Once you will come to Milan in a few days' time, I will be more than happy to introduce you the panel of speakers that are around the table. I think it will be very much appreciated, and I know that you have time constraint. If you can simply tell us and to the audience that is connected on the webinar, what is your job, what you effectively do as a manager of this private investment fund, and what is the background of the Fisher family, which I believe is important in terms of size and tradition? Thank you. Absolutely. So I am a partner at Fisher Capital Investments, which is the family office and private investment arm of Fisher Brothers, which is a now I believe 107-year-old Manhattan, New York-based real estate, some would say dynasty. Now Yes, we are indeed, I've five. seen that. It is, I've seen that. It is a beautiful. Yes. They're one of the they call it the dynastic families of Manhattan real estate. They now own and operate around 10 million square feet of Class A commercial real estate in Manhattan. Some other projects around the country in South Florida and Las Vegas, some in Washington, D.C. And primarily commercial, but we'll do some residential and some one-off projects as well. We have a mezzanine debt fund that's about $750 million under management, partnered with Schroders. And us at Fisher Capital Investments, we do what I like to say is all the fun stuff, the venture capital, the private equity. And we're focused right now primarily in consumer products, technology. We've got some entry into the crypto space. And we are actually moving a lot of that focus towards ESG and starting to invest in clean energy as well. Excellent. Ben, what I would suggest is that if you want to say something about your investment strategy, about the fund, what you are really looking at the moment, what you might be interested in looking for the future, because
since maybe large part of this discussion will be conducted in Italian, I don't want to keep you holding in front of the screen, but I would like just to start this discussion here on the video and then continue that once you will be in Milan. Can you confirm your date of arrival here in Milan? Yes, I will be arriving next Thursday, which is the 21st, and I'll be around right now until I believe the 29th. Okay, excellent. So you guys know that he's around, and when we finish this discussion upon the presentation of your strategic views of your investment, I'll be happy to make the necessary arrangement for having meetings with the colleague around the table for the colleague that wish to have this discussion. So I will let you finish and leave you the stage for presenting what is your, what are you really looking at this moment in terms of investment and why Italy could be interesting in your view? Currently, most of our portfolio on the private side, it consists of consumer products, which given the geopolitical climate, it's and some of the supply chain constraints, we are changing our views to focus more on ESG. We've looked at a lot of electrification, sort of electric vehicles, electric building supplies. We like to sort of focus on stuff that also the family real estate portfolio can act as a strategic influence on these early investments. One thing I would like to mention to you guys at the moment, which is something that's been our main focus, is our cashmere company that has some decent exposure over there. It's called Nottam Cashmere. The reason I'd like to mention is we were very early investors in this, probably invested in 2016, and now when they were doing about $1 million in revenue, and at this moment in time, their entire holding company is doing around $250 million in revenue. We would like to expand Nottam Cashmere internationally. Right now, the primary business is in the United States. But we are going through a fundraise there, and I would love to send you guys some material on that. Thank you very much. Thank you very much. So, Ben, thank you for the moment for taking part to this discussion. I have one question. Beto wants to say something. Please go ahead. Hi, Ben. This is Francesco. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Very interesting what you're doing. I have a question here. Is that what is your approach in terms of geography of the investments? I mean, we've been through, I think, a couple of decades of globalization, where you the approach, the mantra was basically to differentiate the portfolio, not taking much of concentration risk on one single country, putting some fishes on emerging markets. But now the geopolitical thing is going to redesign, I think, the strategies, because, you know, we have this problem with Russia, and Russia is aligning with China, and they are making something with India, and they have strict, close economic connection with Africa, and basically they are cutting themselves out the whole emerging market thing, and as Westerners, I'm counting you in. I think that you have the, I feel there is like a reshaping of the appetite risk in terms of geography. I see it in Europe, but I would like to see how you feel it. I would tend to agree, you know, thus far, and so much has changed politically here, at least over the last few years. Thus far, over the last, I would say, 10 years or so, we were focused, there was so much growth in so many different markets here, but given a lot of the issues that we're facing now, we are looking internationally. We do believe there's going to be a ton of opportunity in Europe in particular,
We've sort of expanded our horizons in the last, I would say, 2 years as far as private investing because of a lot of those things with the geopolitical climate. Okay, thanks. So, thank you very much, Ben. I don't keep you holding on the other side of the ocean, but I want to thank yourself and for making yourself available. Also, yesterday with Emanuele, he told me that you had a very fruitful discussion, and I will catch back to you very soon, okay? So we are— Yes, thank you very much. Thank you very much. Thank you, pleasure to meet you all. Have a great one. Bye. Bye. Adesso ritorniamo nella lingua madre e quindi, se siete d'accordo, iniziamo questo percorso direttamente dalla Stefania, come ci siamo detti, per parlare un po' di visione di mercato, investimento, cos'è che state guardando. Scusami, solamente per una regola, sono le 18:30, se siete d'accordo facciamo un giro di tavolo di 5 minuti ciascuno e poi facciamo la seconda domanda, poi tutto il tempo che ci rimane liberamente in discussione. Grazie. Sì. Cerco di essere velocissima. Monia, siamo un fondo generalista, quindi non un fondo focalizzato su un particolare settore. Io ho lavorato in dei fondi generalisti su cui progresso per tantissimi anni, e invece poi anche su un fondo focalizzato nel healthcare. Questo è un fondo generalista. Quindi i settori sono un po' tutti, è chiaro che vengono studi tutti quelli non ESG, come tutti. Non è che ci differenziamo con quello intanto, però il focus principale è su PMI Made in Italy. Noi, al contrario di altri fondi, non abbiamo il time constraint di vendere entro una certa data, perché la SICA è un permanent capital, quindi la politica è completamente, cioè, è un po' diversa, nel senso che potrebbe essere anche una ritorno con politiche di dividendi dalle partecipate del portafoglio. Chiaramente l'ottica è sempre quella a un certo punto di andare a vendere, però ci vendiamo, tra virgolette, un po' meglio all'imprenditore, perché io l'ho sofferta molto questa cosa di andare dagli imprenditori, soprattutto al terzo, quarto, quinto anno di investimento del fondo, di andare a dire che comunque dopo 4 anni c'è un drag e launch, un andato a vendere, cioè, soprattutto in caso di minoranze. Le maggioranze sono chiaramente più semplici, infatti la maggior parte fra le mie maggioranze, io ho fatto anche delle minoranze che tra l'altro sono state anche ben remunerate. Non è, nella mia esperienza non è assolutamente detto che non lo siano. Ecco, abbiamo questa cosa di avere un po' più di tempo, un po' più di flessibilità, però comunque anche noi vogliamo uscire e vogliamo fare un capital gain. ESG come tutti, perché lì è come tutti, siamo attenti alle politiche di ESG, non possiamo che non esserlo, siamo anche abbastanza convinti che debba esserlo. Chiaramente il piccolo e medio imprenditore, così come anche tante società private quotate, ci mette un po'. Io ho notato una cosa, ho notato che fin quando c'è la necessità sul prodotto, non so, la moda, i grandi marchi della moda vogliono adesso un prodotto ESG, quindi il fornitore della moda ormai seguono tutte le robe ESG, pian pianino si stanno adeguando. Sulla parte ESG, social e governance, come c'è tantissima roba da fare, soprattutto nelle small, nelle imprese, e soprattutto sulla governance, fondi istituzionali come possono essere l'SCR o la SICAF, secondo me questo aiutano molto, perché aiutano le transazioni familiari, la marginalizzazione, a diversity, se c'è necessità di diversity, senza eccedere neanche in queste cose, perché bisogna sempre stare un po' attenti. Sulla governance, secondo me, uno può dare un bellissimo contributo. Sull'environment, ripeto, molti settori si stanno già per necessità adeguando, perché sono i clienti finali dei loro prodotti che lo richiedono, quindi quando è arrivata quella blonda lì, allora c'è stato l'adeguamento, così come secondo me quando è arrivato l'investitore finanziario o il proxy advisor nelle quotate, no? Perché io ho avuto imprenditori di quotate che fino a 4 anni fa ti dicevano il piano di sostenibilità, cioè era proprio un to-do da mettere nella check the box, no? Invece adesso pian pianino si stanno adeguando, così come si stanno adeguando anche i piani di remunerazione del management, non solo fatti sul business plan, ma fatti sul business plan finanziario, infatti pian pianino, con grande difficoltà, però sugli obiettivi di ESG, cioè pian pianino nelle quotate, ma anche nuovi nelle non quotate, adesso siamo 2-3 intenti
di esclusive, stiamo cercando di far capire ai manager che non ci sono solo obiettivi su EBITDA, exit, IRR, ma dobbiamo fare anche un po' di remunerazione vera su il raggiungimento di obiettivi precisi che possono essere di environment, possono essere di social, welfare, aziendale, eccetera, e possono essere di governance anche. Gli ultimi due sono un po' più difficili da quantificare. I primi non è che siano facili, perché poi bisogna avere tutti i dati, eccetera, eccetera, però in questo momento, come tutti, le due dirigenti non sono più solo, no? Contabile, fiscale, legale, finanziaria, bla 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 di business, sono anche ESG, c'è l'ESIS, si fa poi un piano su quello che si deve fare per migliorarsi, e basta che non ci sia troppo greenwashing, perché questo è quello che Vale, ti faccio due domande mirate, scusami. Uno, che tipo di size di investimento guardate e qual è il settore che ritenete più attrattivo? Se domani ti chiedono, proponi al board un investimento che taglia. Io ancora parlo di healthcare, perché vengo da tanti anni e ho fatto tanti investimenti nel healthcare. Secondo me rimane l'Italia un settore su medical device, qualcosa nel pharma molto interessante nel healthcare, e rispetto al settore fashion è un po' più professionalizzato, quindi lo ritengo comunque molto interessante, perché poi spesso ha anche belle barriere all'entrata. E quindi per un investitore industriale che vuole entrare nel mercato Italia o nella produzione di certi prodotti, è più facile magari una crescita esterna che magari rifare tutto il know-how per arrivare a quel prodotto. Mi è capitato più volte di fare operazioni molto carine in quel settore, secondo me rimane un La settore size. interessante. La size mi siamo raccolta, e adesso stiamo guardando dai 15 ai 30 milioni di euro di investimento. Grazie. Prego. Dai. Allora, Scusa, devo dare tu, ma certo. ti abbiamo dato la lettera di Allora, devo dire che ha coperto tanti aspetti che volevo menzionare, Stefano. Mi fa piacere perché mi ritrovo su tanti elementi. Allora, partiamo dall'ILC. Allora, è vero che l'ILC per le società, diciamo, non quotate, piccoline, con l'imprenditore, sono tematiche non sempre facili da leggere, soprattutto da parte, come giustamente hai detto tu, di governance, perché chiaramente sul risparmio energetico il fotovoltaico è abbastanza banale. Sulla parte di governance, su altri elementi che vengono, diciamo, percepiti, diciamo, più intangibili, è più difficile. Quello che noi cerchiamo di fare è un po' trasformare questa situazione di necessità a virtù in un certo senso, perché poi alla fine, come giustamente hai detto, chi ti compra va a fare la due diligence. Quindi quello che cerchiamo di trasferire all'imprenditore o al CEO che guida l'azienda è che tutte queste pratiche di ESG in realtà sono delle leve di creazione di valore. Per quale motivo? Perché poi l'azienda, quando va a rivendere, è chiaro che l'EBITDA è la parte preponderante della valutazione, però ci sono anche elementi su cui appunto c'è una due diligence, e trasformare un'azienda da un punto di vista, diciamo, ESG più virtuosa è un elemento di creazione di valore. Soprattutto poi su certe dimensioni aziendali, dove il target diventa, diciamo, sotto il radar screen di fondi più grandi che chiaramente all'estero hanno, magari sono un po' più avanti rispetto a noi. Quindi assolutamente, appunto, cosa compreresti? diciamo che noi stiamo vendendo un'azienda di healthcare, per esempio, adesso, quindi sull'healthcare sono molto positivo perché l'Italia viene da una tradizione di contract manufacturing di healthcare molto evoluta. Viene da un mercato evoluto anche a livello pharma e soprattutto nel mondo della nutraceutica, che sono tutti prodotti che non sono farmaci, dove l'Italia, per una tradizione di, diciamo, integratori, veramente, tradizione di, diciamo, di attenzione del consumatore, anche del medico, eccetera, ha una tradizione molto profonda. Quindi, diciamo, un mercato fantastico su questo settore. Il digitale è un mercato interessante perché, nonostante la congiuntura economica, chiaramente con tutte le attenzioni che c'è, i soldi del PNRR, sarà chiaramente un mercato dove ci saranno delle
delle condizioni positive. È chiaro che diciamo che l'Italia poi ha un vantaggio di essere un grande esportatore, soprattutto nelle nicchie di mercato, perché l'Italia è il quinto esportatore, vorrei lanciarmi in un però tendenzialmente il quinto esportatore più grande al mondo, però la peculiarità del mercato italiano è che questa dimensione dell'export è costruita su tante nicchie di mercato. Mentre chiaramente la Cina, Taiwan sono grandissimi esportatori su settori di mercato dove c'è una grande dimensione singola del settore, l'Italia invece ha una composizione molto articolata dei settori e quindi su questi settori specifici, la meccanica di precisione, la pelletteria, diciamo, ci sono tanti elementi, anche la stessa. Alcune nicchie del farm, del care, eccetera, inevitabile per un operatore che guarda l'Italia, anzi che ha come missione investimento in Italia. Quindi diciamo che in Italia sono tante cose belle, c'è cioè il food, e poi la nostra strategia è una strategia soprattutto di buy and build, ovvero proprio perché lo diceva, di nuovo faccio riferimento a Stefania, diceva che comunque i fondi tradizionali hanno un po' questo constraint del tempo, e quello che riteniamo essere la leva in questo momento più efficace è quello di crescere dimensionalmente attraverso acquisizioni in modo più rapido. E quindi diciamo puntare su settori che si prestano, quindi settori frammentati. Il food è chiaramente un settore che per sua natura è estremamente frammentato. Quindi diciamo che ci sono tanti settori interessanti in Italia. Attualmente, per il contesto un po' di mercato particolare, i settori più votati al consumer, all'elemento discrezionale di consumo, chiaramente sono un po' più difficili. Retail, che è soggetto anche a una trasformazione un po' trasversale, con l'e-commerce, un settore anche un po' complicato, però diciamo che noi siamo un fondo generalista e quindi per nostra natura siamo un po' opportunistici. Benissimo. Mi sembra che il tema dell'opportunismo sia un leitmotiv di questo inizio. Ecco, volevo solamente perché l'avevo dimenticato prima, avevamo invitato, sono usciti due temi, ma non si poteva parlare in 15, e quindi faremo però un follow-up, sia per quanto riguarda il gestore del fondo Made in Italy di Rodrigo, che vuole venire appunto per parlare degli investimenti sia nella moda sia nel food. Sì, avevamo avuto, ma poi c'è sempre anche il time constraint, la disponibilità invece di parlare un pochettino di fondi alternativi sul private debt, oltre che sul private investment, Gianluca Ricci, più o meno poco di Muzinich, con il quale poi chi ha piacere eventualmente a farsi una chiacchiera lo riferire in un secondo momento. Adesso passerei la parola a Francesco Roberto Vanvanger e quindi gli stessi temi, a te le tue osservazioni. Grazie. Grazie, ma io in realtà naturalmente non posso aggiungere niente da un punto di vista del mercato, di settori, perché l'avvocato non lo so. Però quello che posso dire sinceramente è che mi ha colpito molto il ribattere del tempo. Nel senso che Stefania parlava di tempo. Dario ha sottolineato che è un'altra cosa. Ora, dove nella società dove lavoro, è una società che fa non soltanto mercati privati, anzi non esclusivamente, anzi storicamente fa mercati pubblici. Perché questo? Voglio immaginare, facciamo un esempio, che uno di noi diventa molto ricco. Diciamo che vince il Superenalotto e prende 200 milioni di euro, che non è una cifra piccola, anche per alcune fondazioni bancarie, non è una cifra piccola. Questi 200 milioni di euro, che cosa ne vuole fare questa persona? Certo, se l'investe in private equity, tutti i gestori di private equity gli fanno una grande promessa. Qual è la promessa? Tu mi dai uno e io ti ridò, dimmi tu quanto mi dai, caso? Due e mezzo, Due e mezzo. Certo. Quindi io ti do 200 milioni e tu me ne ridai per due e mezzo, una bella cifra. Allora, che cosa succede? Il problema è questo, però, che quando io do i 200 milioni che ho vinto al Superenalotto e li do a Stefano, li do a Dario. Quei 200 milioni di euro sono bloccati per 7 anni, 10 anni, Beh, ma c'è un fondo tradizionale italiano di 10 anni più l'eventuale. l'estensione più esatto. I lussemburghesi spesso sono 10 anni, più uno, diciamo, rispetto all'Italia, fanno più 2 invece che più 3 rispetto al termine di base. Poi hai
eventuali posizioni da liquidare, eventuali cose, però il termine, quello che voglio dire è che fondamentalmente ogni volta che uno ha molti soldi da gestire, li deve gestire in equilibrio. Deve fare un equilibrio tra il mercato pubblico e il mercato privato, deve conoscere i benefici, deve investire nel pubblico e deve investire nel privato. Dove la cosa più stupida, se io investo nei mercati pubblici, così come compro in un giorno, vendo in un giorno. Magari non dipende dalle posizioni, però tendenzialmente ho bisogno di soldi, li prendo. Questo ovviamente di meno premio per il rischio. Per cui che vuol dire che se investo in un mercato privato, io parlo anche perché magari con questo ci potrebbe essere qualcuno un po' meno tecnico, e prendo insomma, un mercato privato e dico, vabbè, io a questo punto che cosa faccio? Cerco l'equilibrio ottimale. Non posso dire qual è secondo noi l'equilibrio ottimale, perché fa parte delle cose interne, ma un equilibrio ottimale quindi una fetta di soldi che io posso liquidare subito, perché non è quindi una fetta di soldi investiti invece in investimenti di maggiore periodo che sperano di intercettare le migliori capacità di gestione e quindi le migliori opportunità. Ora il tema è questo qua. Quando uno dice io butto i soldi dentro un fondo che durerà 10 anni, dove li butta questi soldi? C'è ovviamente la competizione di tutti quanti i fondi, io sono bravo per questo, io sono specializzato, io vado sull'Italia, no, io vado sui Nordics, no, io vado sulla Cina perché emerging markets. Adesso si è aggiunto un nuovo tema, quindi abbiamo parlato un pochino del private, no? Si è aggiunto un nuovo tema, l'ESG. La gente inizia a competere con l'ESG. Ora, l'ESG, che cos'è? È sostanza, è marketing, è filosofia, è un insieme di queste cose. Perché dico questa cosa e lo pongo un po' a tempo? Perché 2 anni fa investire in una società che faceva bombe, faceva proiettili, là, faceva proiettili. 2 anni fa sarebbe stato, un anno fa sarebbe stata una cosa impensabile. Cioè, chi mai matto investirebbe in uno che fa proiettili? No? Diciamo, sarebbe proprio per pirati. Oggi, che c'è cambiato qualcosina, diciamo, accanto a noi, se noi dicessimo che quei proiettili vanno a difendere una famiglia da un'aggressione geopolitica, facciamo un esempio a caso, quella società è ancora ESG o non è più ESG? L'ESG che cos'è? Cioè, se noi andiamo a vedere, guardiamo l'Audi, per dire, oppure i gruppi tedeschi dicono che cosa sono i più grandi inquinatori del mondo? O sono i più grandi evoluzionisti del mondo perché creano le batterie? Oppure, diciamo che sono i più grandi evoluzionisti del mondo e creano le batterie, ma le batterie si sono posti come smaltirle tra 10 anni. E se non solo sono posti, quelli che oggi sono, un attimo fa abbiamo ricordato come i più grandi evoluzionisti del mondo, lo stanno possando ancora di più solo che non ce ne rendiamo conto. Allora io, nel momento in cui metto la mia porzione di soldi in privato, li blocco per 10 anni, e mi butto su dei canoni che possono rivelarsi falsi tra 6 mesi, per un cambiamento geopolitico che io non riesco a prevedere. Questa cosa qui un po' mi dà del dolorino. Poi personalmente, questo era, naturalmente non vorrei essere la vostra, nel vostro lavoro, perché il vostro lavoro è capire che cos'è il futuro e cosa è stabile nel futuro, soprattutto per quello che sono dei vostri investimenti, no? Perché oggi voi fate bella figura e dire io vado a costruire, faccio sempre un bosco verticale, posso, ma come dicendo, oggi ho fatto bella figura nel vostro verticale, voi fate anche la scommessa che questa bella figura, prestando nel vostro portafoglio investimenti, sia una bella figura continuativamente nel tempo, perché non potete come noi liberarvi da un titolo come noi dei mercati pubblici, diciamo, liberarvi da un titolo in un minuto, giusto? Non vorrei essere naturalmente nei vostri panni, ce lo direte voi come si fa a prevedere le cose, e personalmente sul DSG potrei dire una cosa che vedremo dopo. Io penso che sia primariamente marketing e regolamentazione oggi, ma io penso che sia un marketing necessario, perché non è possibile che nel 2022 siamo dovuti arrivare al 2022 e solo nel 2022 ci chiediamo che cosa significa environment, ci chiediamo che cosa significa socialità, ci chiediamo cosa significa una governance sana, potente, ma che soprattutto sia in grado di rispecchiare idee diverse e non andare tutti verso la stessa direzione, come il famoso quadro dei ciechi, che sono tutti quanti uguali, non c'è diversi, sono tutti quanti uguali, non c'è che vanno avanti e davanti hanno la fossa. Lo so, sì, lo so. Wow. Un bel passo. Però ti diamo un secondo round, al secondo giro del tavolo, così completi.
Adesso Mauro, Mauro a te, prego. Io provo a seguire quello che stai dicendo. Due parole su progresso che poi ripetono, perché non c'è niente di meno, ma comunque ripetono un pochettino quello che abbiamo prima. E noi siamo, punto 3, che da qui siamo 50 milioni, praticamente già investito, cominciando a muoverci per troppo nel futuro. Sicuramente investiamo sull'Italia come centro focale, quindi un settore generalista, tipico per aziende italiane. Sicuramente abbiamo una società che è proprio questa è un po' una tradizione. Ovviamente anche qualcosa di chimico, farmaceutico, moda, abbiamo un po' la tradizione della moda, fortunatamente, dobbiamo fare che provo a costruire su quello che hai detto, ma anche quello che ho detto loro. Sicuramente in questo momento credo che noi abbiamo una fortuna. La fortuna è tante società sono brave sul prodotto. Il fatto di essere bravi sul prodotto porta un'attenzione spesso abbastanza naturale su alcuni punti dell'ISG. Io non sono, in questo sono d'accordo con Stefania, che forse la governance legata all'imprenditoria italiana è un po' l'area più delicata da toccare, perché cambiare quello forse in Italia è la parte più difficile. La parte, secondo me, dove quando c'è grande attenzione al prodotto, specialmente all'environment o comunque un contorno, c'è sempre abbastanza solido anche al tessuto sociale spesso. Non sempre, perché qualche pulizia c'è, ma c'è un'attenzione. Quindi c'è spazio per questo. La seconda cosa che oggettivamente gli ultimi 3 anni ci hanno, secondo me, insegnato è che ci sono dei settori che stanno, come dire, ci sono dei settori praticamente e ci sono dei settori che in realtà hanno, come dire, accelerato per tutta una serie di motivi. Faccio l'esempio, non abbiamo citato, ma ad esempio un'area che abbiamo potuto investire in molti settori. Lo sport è cambiato completamente. Quello che vediamo è che, ed è questa la difficoltà del lungo periodo, ci sono dei trend molto lunghi. Cioè, parliamo di mobilità elettrica, però parliamo del 2050, dove c'è tutto un sistema che cambia tra le città, la mobilità, lo spostamento, come le persone vivono outdoor, che sta radicalmente cambiando la cosa. Ovviamente nessuno ha la sfera magica, però ecco, una serie di cose che stanno succedendo, legate a fondi, politiche di lungo periodo, danno qualche direzione, se vogliamo, un po' più di stabilità. Di stabilità nel senso di dire, ci saranno dei trend che non smetteranno all'improvviso, ci sono delle cose magari un pochettino più up and down. Però, e questo è, se vogliamo, la difficoltà, i nostri investitori ci chiedono la crescita, come diceva Dario, la crescita è importante. Però ecco, complementando quello che dicevo a lui, veramente c'è un tema legato al buy and build che dobbiamo fare, però c'è anche un tema secondo me legato ad alcuni settori che naturalmente stanno un pochettino accelerando, non sono tantissimi ma qualcuno c'è e soprattutto c'è qualche società che effettivamente viene favorita stranamente. Adesso, noi ci stiamo tutti lamentando, se guardate i risultati degli industriali italiani sono clamorosi, i backlog impazziscono, tutti cercano di fare anche reshoring e non solo noi, anche negli Stati Uniti, quindi oggettivamente c'è tanto cambiamento che, come al solito, crea problemi. Diciamo, sicuramente è un momento molto difficile. L'altro grande challenge che abbiamo tutti è fare le valutazioni, perché poi sembra una cosa stupida, ma in questo momento ci sono risultati drogati, run rate 2025, su cui moltiplicare, dividere cose, adesso non stiamo a vediarci su queste cose, però oggettivamente è un momento molto complesso. Allora, quello che mi sento di dire è che sono tantissime sfide, credo che tema che, se vogliamo, un po' più nord da seguire è sicuramente un tema di far succedere cose che ci vero. Cioè, prima abbiamo parlato di greenwashing, effettivamente ce n'è tanto. Insomma, io vedo comunque in Italia la possibilità di fare cose magari non super, ma concrete che, come dire, portano la società a cambiare veramente quello che fanno. Credo che questa sia un pochettino la sfida che abbiamo, cioè nel nostro piccolo, come private equity, riuscire a incidere non solo nel dire la checklist, ma effettivamente fare dei progetti anche aziendali che portano a muoverci, magari non così, ma in una direzione di miglioramento continuo vero delle nostre società. Risultati che poi vengono anche premiati dagli investitori, perché poi alla fine queste cose qua vengono guardate adesso anche qualitativamente.
vedo che alcuni settori che non sono ESG non passano neanche la valutazione, cioè sono X e non si possono né comprare né vendere. Quindi questa qui sta diventando, se vogliamo, un altro elemento su cui tutti noi ci dobbiamo misurare e chiaro. Quali sono, scusami, per una risposta in piccola, qual è il settore che tu guardi come settore promising dell'economia italiana? Allora, ritorno box in termini di investimento. No, ritorno comunque a un tema di nicchie che già ha toccato Dario, su cui sono molto d'accordo. Sono molte nicchie di questo tipo. Però vi dico, ad esempio, c'è tutta un'area digital dove noi abbiamo una possibilità di fare cose. Uno, perché abbiamo un bisogno enorme su un long term trend. Abbiamo anche tante società piccole, alcune anche molto brave, e abbiamo anche qualche piattaforma che fa l'aggregatore. Quindi sicuramente questo qui è uno spazio dove c'è possibilità di migliorare. Abbiamo, dico, non è solo il digital, concordo comunque sul farm che ha degli spazi, farm America Device, ci sono anche lì sicuramente delle ottime nicchie. Credo che meccanica di precisione, packaging un po' dimenticato in questo momento, ma comunque rimaniamo bravi, il reshoring potrebbe comportare un po' di più di opportunità. E poi, ripeto, tutto quello che è lo spazio outdoor sport, secondo me in Italia, ieri ero sulla fiera internazionale, c'era la metà degli espositori italiani, l'altro 25% da Taiwan, tutto per capire un attimo il mondo che ci gioca attorno. Le operazioni degli ultimi anni abbiamo visto anche tanti operatori in moda che hanno costruito un trend, cito la Cismon, ma anche altri che sono stati molto bravi a intercettare dei bisogni che cambiano. E su questo secondo me noi siamo bravi. Abbiamo anche un'opportunità, che sono le Olimpiadi del 2026 che arrivano, quindi girano anche un momento su questa cosa qua, secondo me quelle sono altre aree che potrebbero creare un po' di più. Grazie. Marco Montelli. Io, ovviamente, come responsabile di compliance, non intendo di business, quindi ci mancherebbe, non posso dire compiezza con gli ESG, sì. Allora, gli ESG è una, diciamo, una medicina che il medico, in questo caso ovviamente il regulator, non ha obbligato le società di gestione ad adottare questi criteri, però di fatto è quello che vuole il mercato. Il mercato si intende ovviamente gli investitori. Noi stiamo notando una crescente attenzione da parte degli investitori a queste tematiche. Non soltanto, noi abbiamo anche dei fondi peer compliance, quindi fondi che investono in piccole e medie aziende. Cosa c'entra con l'ESG? Noi qualche anno fa abbiamo cominciato ad analizzare proprio le caratteristiche ESG di queste società. E ovviamente molte di queste società non avevano un rating ESG da parte dei principali info provider. E quindi noi abbiamo creato il nostro modello, il nostro questionario, una serie di indicatori alle quali chiedevamo alle società di compilare. Abbiamo notato che all'inizio c'era sempre un po' di retrosia, in particolare sui temi della governance, ma col passare del tempo ci siamo resi conto che proprio è aumentata l'attenzione da parte delle piccole e medie imprese quotate, ovviamente no, che sono peer che investono in società piccole ma comunque quotate, e quindi appunto collegandomi a quello che diceva prima il collega di questo capital management, noi possiamo vendere in tempi relativamente brevi, però abbiamo notato appunto una certa attenzione, un aumento sull'argomento della governance da parte di queste società. È fondamentale per le società che decidono di adottare i criteri ESG e portarli dentro nel proprio scelta di investimento, è fondamentale poi rispettare, cioè fare quello che dicono. Può sembrare una cosa strana, quindi proprio greenwashing è sotto gli occhi di tutti. Qualche giorno fa una delle più importanti SGR tedesche, il CEO è stato costretto alle dimissioni proprio a seguito di un problema di greenwashing. Quindi questa è una medicina che il dottore non ci ha obbligato a prendere, ma se la dobbiamo prendere dobbiamo poi seguire tutto quello che comporta. Noi relativamente ai settori, come dicevo, io ho un po' di compliance, quindi non posso, però come Arca abbiamo lanciato un fondo che va a investire in tutte quelle società a livello mondiale
che si occupano del risparmio idrico. Quindi per noi questo è uno degli aspetti che abbiamo notato da parte della nostra rete di collocatori, una certa attenzione e quindi un certo gradimento del prodotto, fatto da poco più di un mese, ma la porta. Io oggi siete su questa cosa, questa strategia, esatto. Purtroppo. Grazie. Nicola. Ciao a tutti. Allora, il gruppo Rocci ha 3 anni, diciamo che iniziamo prima di iniziare il roundtable, quindi c'è una parte di brand management, una parte di M&A, una parte di merchant banking, quindi è concentrata sul private equity. Io chiaramente ho una formazione legale, quindi faccio lo stesso disclaimer dei miei colleghi, quindi ho la parte business. La tocco a livello high level, lato private equity, abbiamo varie funzioni che vanno dal credit management, dal lending o una private equity diciamo più standard. Il focus a livello di gruppo è chiaramente sul mercato europeo e anche molto, molto sul mercato US, quindi una grande attenzione sul mercato US perché l'expertise del gruppo si è sempre concentrata su quel mercato. Sull'Italia, volevo un attimo confermare un po' e allineare quello che ho detto, nel senso che parlando con il portfolio manager c'è la percezione all'estero appunto che in Italia ci sia una produzione di beni di livello superiore, quindi il focus quando si guarda in Italia il mercato italiano da private equity è sicuramente sulla produzione di prodotti e quindi sulla manifatteria, quindi quello sicuramente è un bel focus. Ovviamente, come ho già detto, il tema ESG è molto centrale. Io la vedo più o meno come te, leggermente diversa, nel senso che adesso sono marketing e regolamentazione, ma parlando con i colleghi del gruppo, quindi di altri paesi, diciamo che, come spesso accade, la regolamentazione sta cercando di seguire il mercato. Cioè il mercato, anche negli Stati Uniti, anche con i miei colleghi UK, cioè il mercato si è già mosso verso questa tendenza dell'anno ESG. Quindi l'investitore istituzionale sicuramente, ma anche quello retail è molto attento, anche lì è stato molto già abbastanza avanzato, quindi la regolamentazione sta cercando di seguire e questa è una sfida molto difficile per la comunità europea, cercare di dare un quadro che abbia un senso per definire quali sono gli investimenti sostenibili. Chiaramente, come i miei colleghi sapranno anche meglio di me, è in fase di definizione, le metriche sono, diciamo, non tocchiamo questa storia, quindi sicuramente io cerco di vedere sempre le cose da più punti di vista, di mettere nei loro panni, sicuramente è difficile da delle metriche precise per misurare le cose, che finché parlo di produzione di CO2 magari quantitativamente è fattibile, però parlo del lato social governance, ok, sicuramente già è più percettibile, quindi è difficile da aspettare che ancora su questa parte qui stanno prendendo un po' di tempo. Da parte nostra, io percepisco grande attenzione dal management sul greenwashing, nel senso che ovviamente le news che escono ti pongono un attimo su chi va là. Diciamo che quando ci interfacciamo con gli investitori istituzionali, chiaramente loro hanno una certa dimestichezza della tematica, quindi diciamo cercare di vendere basandosi molto sugli aspetti green del prodotto senza una reale sostanza è più difficile. Quindi quella è molto in cui ci interfacciamo, quindi sicuramente da quel lato diciamo, c'è grande attenzione e lato ISG adesso ovviamente con noi, io seguo anche ovviamente la parte dell'istituzione retail, essendo una SIM, quindi da agosto ci sarà tutto il discorso di implementare nel test di adeguatezza anche le preferenze ISG e anche quello comunque è una certa sfida confrontando in altre sede con altri intermediari. Ci sono diversi approcci perché comunque è un argomento complesso, è una questione complessa, ma parla di risparmio di effetti negativi, investimento sostenibile, la tassonomia, sono concetti che un investitore retail non ha ancora perfettamente digerito, quindi andare a cercare di fargli capire qual è il messaggio della normativa, cercare di acquisire le sentenze in una maniera genuina per poi distribuirgli anche quello che può essere un FIA correttamente è sicuramente sfidante, diciamo. Bene, ma quale? Facendo ripercorrendo un po' le analisi, gli argomenti, però vorrei una cosa per gli altri, che tu da questi signori potresti prendere dei denari per fare degli investimenti per gestire gli investimenti.
vedi che abbiamo un angolo un po' diverso. No? Chiaro, chiaro, chiaro. E come investiamo questi fondi? A che scopo, no? Quando parliamo di risparmio energetico, io dico sempre che il risparmio energetico mondiale, visto che anche l'essere umano è energia, nasce dalle persone. Quindi il consumo idrico, nelle case ce n'è. Lascio aperto il rubinetto piuttosto che la doccia, risparmio energetico, nelle case c'è. Quindi per noi sono estremamente continui questi, diciamo, questo focus, questa attenzione. Una casa che consuma energeticamente tanto è una casa che a fine anno il consumatore, il cliente, l'affittuario o piuttosto il proprietario di casa spende tutti quanti, poi diciamo un po' la bolletta rosgata o l'acqua o i consumi. Quindi il risparmio energetico per noi sono da sempre. È un tema che ci riguarda. Perché riguarda la vita delle persone? Prima ho parlato dei balconi. Balconi, se li fai in un certo modo, proteggono la facciata e quindi scaldano meno l'ambiente. E quindi non devo comprare l'aria condizionata. Posso fare una domanda? Scusa, mi dato una roba. Una curiosità, eh? Una curiosità. E tu hai X metri quadri, è un fazzoletto in terreno. Ci stai edificando qualcosa. Quanto è importante per te fare un appartamento in più o mettere un po' più di alberi? Cioè, cose siamo riusciti ad arrivare in un momento, ad un momento in cui il cliente finale, ma anche l'imprenditore che lo sviluppa, preferisce avere qualche albero in più invece che un mezzo stanzino? Ma lo stanzino si può anche ricavare e non si deve rinunciare necessariamente a una cosa piuttosto che un'altra. Il discorso è vederlo nell'insieme, non è vedere il singolo o sfruttare l'ultimo metro quadrato. L'ultimo metro quadrato lo potresti sfruttare, basta tipo la scemenza, mentre il cemento, sopra il cemento, ci metti la terra, sopra ci metti un altro. Di conseguenza è come, prima ho sentito parlare di marketing, ho sentito parlare di filosofia, è un approccio. Cioè sia il marketing da un certo punto di vista, però c'è anche un approccio filosofico alle cose. Non può essere soltanto l'approccio consumo il territorio, l'ho detto prima, noi sfruttiamo città e facciamo del tempo, puoi consumarlo in tanti modi. Tutto sta nel capire l'utente chi è. Se l'utente è questa materia informe, ok, ci comporteremo in un mondo. Se l'utente invece è l'essere umano, e rimettiamo al centro l'essere umano, quindi per carità, investire nella sanità, investire nelle medicine, investire in tutto questo, ai fini però sempre dell'essere umano, è lui che governa il processo, è lui che segue questa tendenza. Se non segue lui questa tendenza, è molto difficile, possiamo metterci a risparmiare geniamente quello che vogliamo, ma se non lascia lui diventa aperto, è lui che lo lascia aperto. Quindi fa parte un po' anche della filosofia, questo riesgo che sta entrando, no? Attenzione al clima, c'è cioè tutto questo, questa attenzione da anni che se ne parla. Forse adesso concretamente sta arrivando il momento di farlo, per la paura che tutto si sta degradando. Quindi il tema c'è il tema delle piccole e medie imprese. Quando noi parliamo di Italia, l'Italia è sinonimo di qualità. Quindi è anche vero, ritornando alle costruzioni, dipende da cosa costruisci. Può darsi pure che tu hai fatto un fabbricato verde, con verde il bosco verticale, ma se consuma una quantità d'acqua e se consuma una quantità di corrente tale, è inutile. Bello, bellissimo, per carità. Poi andiamo a vedere realmente chi l'ha costruito, come l'ha costruito. Quindi quando parliamo di prodotti italiani, parliamo sempre di eccellenze. Ci sono persone che hanno, chiaramente, seguendo le parole, investono sul prodotto, sulla qualità del prodotto, e quando parliamo d'Italia è tutto questo. La nostra conformazione geografica ci porta a questo. È assurdo che io sento parlare, sai, bisogna mangiare bio, ma noi lo facciamo sempre il bio. Non dobbiamo arrivare tanto lontani. Siamo uno di quei pochi paesi che abbiamo una quantità di acque minerali rispetto ad altri dove ti portano il carbone, buono. Sai, io a casa scelgo l'acqua Panna, piuttosto ho preso l'acqua Claudia, piuttosto che la lauretana, piuttosto
che la Levissima, piuttosto che l'Ubileno, piuttosto che la Nevi, cioè il San Pellegrino, Parma, penso sia francese, forse italiano, però tutte le altre no, no, perché la Parma è quella più sponsorizzata. E anche qui abbiamo avuto nel nostro sviluppo della grande distribuzione degli alimenti, Carrefour e tanti gruppi francesi hanno dominato la scena. Di conseguenza, quando andavamo a comprare prodotti, che prodotti c'erano? Se prendiamo i prodotti italiani, quindi l'investimento si può fare veramente. È chiaro che il piccolo imprenditore deve entrare in una dinamica più internazionale, perché se vediamo le imprese, sono piccole e medie imprese, non ci si può navigare. Per quanto si possa studiare, per quanto si possa evolvere, se non c'è una spinta da parte di player più strutturati, il ristorante sempre comprerà se vuol vendere, e questo è un problema di Roma, la chiusura a Roma, i ristoranti di Roma ce l'hanno avuto. Chi ti dava da mangiare bene? Vive, c'è un nocciolo duro. Chi prendeva i turisti è chiuso. E chi lavora il prodotto, la materia prima bene, vende. Grazie Marco. Allora, il secondo giro lo vorrei fare su una provocazione che deriva da una riflessione che abbiamo fatto innanzitutto parlando con Ben rispetto a quello che lui ci ha chiesto di guardare con investimenti in Italia. Vi do tre accoppiate di valori e poi li commentate voi. ESG e strategie value. ESG, strategie value. Secondo, ESG sempre, e poi nella governance, manager versus professional, cosa genera valore? Professional, cosa intendete? Manager intendiamo il manager, sì. Il professional intendiamo l'esperto del settore che normalmente compone il board e può guidare il board in tante situazioni, l'ingegnere, il tecnico della sostenibilità, l'esperto alimentare, l'uomo di processo, supply chain e quant'altro. E vi dico che questo qua è stato un tema enormemente riguardato da un investitore americano come Ben, che quando deve comprare un'azienda in Italia e vuole che l'azienda che compra sia gestita in Italia. E sa benissimo che non può eterogestire un'azienda da New York e che abbia 750 milioni di euro già messi lì e che possa permettersi di comprare tutto quanto. Il tema è: is it balance? Chi dà value? Chi prende rischio? Chi gestisce la cosa? E da ultimo ci ha chiesto una specifica valutazione che noi abbiamo resi, perché noi abbiamo un'ottima preparazione in termini di remunerazione. E soprattutto lui ci aveva chiesto di capire bene come si andava meccanicamente, quindi non discrezionalmente, perché l'America è la terra dei bonus, no? E il board può decidere più o meno quello che vuole, lo fanno con Rex Tillerson quando esce e va a fare il segretario di Stato, con tanti altri che fanno questa cosa. Però in una logica di investimento, l'investitore si chiede come si aggancia meccanicamente la remunerazione al tema dei parametri. E in questa logica commentavo con lui queste norme che poi noi dobbiamo amministrare e gestire, che sono assolutamente impossibili da amministrare e gestire, perché tutti sanno cos'è una relazione sulla remunerazione, tutti quanti sanno cos'è una politica di remunerazione, tutti quanti sanno che cosa sono long term, short term, cash, o equity, vesting, bonus, di qualsiasi altra cosa, e poi abbiamo delle regole, come quelle del TUF, ma anche quelle delle società che non sono la società del TUF, ma che intendono aspirarsi a un insegnante. Certamente tutti quanti voi a un certo punto guardate il codice di corporate governance, anche se non siete tecnicamente tenuti, fate una dichiarazione di carattere unilaterale dichiarando di voi ispirare, vincolare o aderire al codice di corporate governance di borsa italiana. E c'è un tema che riguarda, dove tutto sembra bellissimo, ben organizzato, meccanico, strutturato, con i target, i moltiplicatori, tutte quante cose, e poi ci sono delle note che dicono: in presenza, questo è l'articolo 123 ter del TUF, ma lo leggo non perché voglio il passaggio normativo, ma per veicolare la logica,
In presenza di circostanze eccezionali, le società possono derogare temporaneamente alla politica di remunerazione. Per circostanze eccezionali si intendono solamente situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine, della sostenibilità della società nel suo complesso e della capacità di stare sul mercato. E qua ci vorrebbe lì per capire che cosa succede in questi punti. Però questo è il top della sofisticazione normativa che regola le nostre società quotate, che viene richiamata dalla Borsa Italiana, che richiama il 121, che viene richiamato dalle vostre policy, dichiarazioni di remunerazione, dove dovete andare dagli investitori e dire: pagami bene, pagami giusto, perché quando incontro una società sono attento, e sono attento a generare quello che si chiama il valore, quote unquote valore, e lo leggo alla realizzazione degli obiettivi. Quindi ripeto le tre provocazioni, così vado in giro di tavolo, come tra l'altro farei un giro di tavolo senza ordine, che si sente per primo dice che la sua è parla. Io se posso intervenire sul tempo, allora. Tu hai sollevato un tema che effettivamente è un limite della remunerazione con gli incentivi azionali del mondo quotato, che è il nostro vantaggio sensibile, nostro come private asset rispetto alla remunerazione in borsa, tant'è che il termine, soprattutto nel mondo anglosassone, un po' dell'atteggiamento dei manager, una visione più a breve termine, dove i parametri di remunerazione sono in funzione dell'andamento azionario e quindi chiaramente ci possono essere delle policy più orientate al breve termine piuttosto che al lungo termine, piuttosto che a parametri anche di EBITDA, piuttosto che ricavi, DFN, eccetera, che anno dopo anno chiaramente vanno valutati. Noi abbiamo il vantaggio sensibile di poter remunerare sulla base di un progetto, sulla base di un parametro finale oggettivo, che è la remunerazione che noi diamo ai nostri investitori. Quindi il vantaggio del private equity è l'allineamento di interesse profondo, che è proprio il cardine del funzionamento del private equity. Noi strutturiamo un'operazione in modo tale che se guadagniamo noi, deve guadagnare anche chi ha guidato l'azienda, perché grazie a lui io ho generato un ritorno. E quindi tipicamente il fondo, che noi lo facciamo, cioè, tutti anche gli amici di Progresso, eccetera, fin dall'inizio strutturiamo un programma dove se il fondo raggiunge certi risultati in termini di cash on cash, avere, eccetera, è disponibile a dividere un pezzettino di quella, diciamo, guadagno anche con chi è stato l'artefice di quella, di quel risultato. Quindi a quel punto si allineano completamente gli interessi, non c'è più quel distacco di interesse che invece ha nel mondo delle quotate, dove chiaramente il manager ha più una visione a breve termine, perché la remunerazione è in funzione dei risultati che sono a breve termine, a danno dell'azionista a lungo termine. Potremmo parlarne per ore, perché io non sono totalmente d'accordo con te, però è bene che ci sia. Però questo è l'alzare del dibattito, sono una provocazione. Un altro tema a completare questo elemento qui. Quindi l'allineamento di interessi è il cardine nell'operato dell'azienda, anche il cardine nel nostro operato come gestori, perché noi tipicamente investiamo i nostri soldi al pari dei grandi investitori, perché i grandi investitori ci danno i soldi sapendo che noi mettiamo in gioco anche i nostri soldi. E quindi di fatto è un elemento che trasla dagli investitori a noi, e noi con la stessa logica poi rigidiamo sulle aziende che andiamo ad acquisire, anche perché il buono nostro non è quello del gestore dell'azienda, è quello dell'azionista attivo. Sì, volevo solo intervenire perché in realtà gli incrociati manager hanno varie tipologie di remunerazione. Certo, abbiamo detto questo limite, però essenzialmente l'LTI, certo, è di solito molto legato su, un po' come nel nostro private equity, molto legato alla performance dell'azienda nel medio e lungo termine. Sono programmi di, cioè le RIO annuale su EBITDA, su fatturato, su PFM, e adesso anche su qualche parametro di ESG. O manager che hanno, non so, commerciali più sul fatturato, quell'altro più, no, il direttore di produzione più su
l'efficienza produttiva di una sua, e poi ci sono gli LTI, o comunque programmi di medio lungo termine che un po' riallineano gli interessi dei vari manager. Però quando poi i manager vengono nel private equity molto remunerati, su, diciamo, l'IRR dell'investimento, il cash on cash dell'investimento, vediamo così. Secondo me io ho una soltanto una cosa da mettere sul tavolo, perché ancora non mi è chiaro, che riguarda appunto, perché questo è, no, il manager è giustamente remunerato sull'investimento, quindi manager dell'azienda X, IRR o cash on cash a seconda delle cose, è stato molto buono, un pezzettino per l'origine se lo prende il match, perfetto. I gestori del fondo, noi, siamo remunerati su, oltre l'andrade, su carry interest, di un fondo che abbiamo chiamato. Io lì sono un po' più critica su questi aspetti, perché l'investitore che investe nel fondo dei fondi, in realtà, chiaro che è a chiamata, quindi tu l'IRR lo inizi a calcolare dal momento in cui la chiamata al momento in cui puoi ricevere i soldi. Ma moltissimi investitori aspettano la chiamata, quindi devono tenere disponibili quei soldi e non possono tenerli, devono tenerli in proprio contro termine. Quindi in realtà la loro remunerazione, cioè il gestore viene remunerato su un fondo a chiamata, e non su un fondo diluito, lo dico contro i miei interessi, e non su un fondo, su un IRR in realtà diluito. Quindi la discrezione per la tecnica, proprio quel senso, in realtà, gli imprenditori, come sentiranno, hanno compiuto tantissimi. Io ne ho alcuni quotati che li odio di parte, cioè adesso in molti un po' di interpampo, cioè io sono da parte con le funzioni di amministrazione, ogni volta, però hanno un po' le loro ragioni, per due motivi. Perché in realtà i manager ogni tanto si prendono dei carried interest pazzeschi collegati a degli RR calcolati un po' romantici. E questo è vero, è obiettivamente vero. Perché se io sono un investitore, qui ho un'amica amica che avevo coinvolto in Progresso 2, che non è stato bellissimo, ma comunque, l'ho coinvolto, mi aveva messo un bel po' di soldi, e lei mi dice, io li ho tenuti lì, sti cavolo di soldi, in attesa che mi chiamassero, me li hanno chiamati, ma io li ho tenuti lì, cioè li ho tenuti in dei conti contro termine, in qualcosa da disinvestire in fretta, perché poi quando chiami, in 15-20 giorni, tu li devi rendere disponibili. Quindi tutto quello tempo prima, chi me lo, cioè, come fa a chiamare? Tra l'altro, loro ti dicono di no, nel senso che io di volta in volta... Ma c'è mia colpa, nel senso che è così, è una roba che però bisogna riallineare il fondo. Io sono appunto di fondo, che investo verso l'idea, o verso idee, e ogni volta l'avvocato naturalmente, che faccio? Leggo questa roba e mi chiedo, ok, periodo di investimento è 5 anni, faccio un esempio, no? E ti dico, ma se alla fine dei 5 anni tu mi hai chiamato 65%, faccio un esempio, il 35%, me lo lasci libero per favore, quindi gli chiedo una set letter, quindi gli dico, per favore, dimmi che me lo spingo, sapendo che mi dirà di no, ma sperando che mi dica una parte sì. Una parte sì. Ovviamente la risposta è sempre no. Questo lascia ovviamente su di noi il problema di ragionare un po' spannometricamente. Perché tu poi che cosa ci puoi fare? Quando metti male il 65, sull'ultimo 35, dopo che ci puoi fare, tipicamente ci fai un follow on, completi gli investimenti, fai l'identification, questo è più o meno quello che fai. No. Per cui se tu il follow on dopo un paio d'anni non l'hai fatto, se tu gli investimenti dopo due mesi non me l'hai completato, quanto possono essere le identification? Speriamo non troppe. Voglio dire, a un certo punto anch'io mi sento un po' libero, perché la tua amica, a un momento, penso che sarà... Perché proprio la mia che ti si lamenta. Sì, no, si sarà sentita libera. Certo, però mi fa piacere sapere che sul collo la possibilità di avermi chiamato tutto e tu non puoi bloccare tutto, perché devi trovare un investimento che non sa mai il matto del private equity di fronte, poi di chiamare a me il 35%. Poi sono problemi grossissimi. Tu hai ragione. Sì, no, questo per dire che certe volte bisogna fare uno sforzo di riallineare un po' le cose, perché alla fine, io quando ho fatto la raccolta del fondo 2, quando io il dottor De Vivo ho fatto la raccolta di questo benedetto fondo 2, mi sono ritrovata con tanti esseri che giustamente dicevano due cose, no? Poi stiamo andando un po' oltre, dicevano due cose,
tutto questo, dicevano, cioè, secondo, la prima era che c'erano tanti fondi che si erano, i team si erano tutti sfaldati, investitori, cioè, dicono, ci sono sempre gli stessi, investitori centrali, Balbo, BNDES, cioè, no, ci vuole, i team devono continuare a stare insieme, si continuano a litigare. Che è fondamentale, è fondamentale. Che investitore che investa. In Italia succedono anche che ci sono fondi che raccolgono 800 milioni per state fund, e vabbè, ma questo è l'Italia. Ci si è rimesso Draghi, questa è l'Italia. Vabbè, Draghi si è rimesso. 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 Approfitto degli io sono incontro, però. Ho detto una pista cortesemente sul tema di... Poi io devo rispondere a Stefania, giustamente, perché ha sollevato un tema e voglio fare il difensore del... giustamente tu hai sollevato un tema corretto, che è un tema che guarda anche investitori. Investitori infatti ti chiedono essenzialmente due cose: che risultato ha avuto il fondo, cash generale, e in quale rapidità l'ha investito, perché è chiaro che se tu non investi e fai solo un investimento e tutto il tempo e tu paradossalmente formalmente hai un 50% di RR, ma l'hai fatto sull'investimento e loro invece sul calcolo dei soldi che hanno messo a disposizione gli viene il 10%, allora gioco non va la cantina. Del resto, diversamente, non si spiegherebbe per quale motivo questa è un asset class che ha visto negli ultimi 5 anni un'esplosione di interesse a livello mondiale. Non è che abbiamo trovato il bug all'interno dell'asset. È chiaro che uno viene valutato anche sulla tua capacità di investimento, e quindi giusto per completare l'analisi. L'altro elemento invece che dicevi tu, sì, l'altro elemento che dicevi tu, uno investe poi si vincola, eccetera. Dobbiamo sempre tenere presente che comunque questo è un asset non per tutti, questo è un asset class non per tutti, è un asset class dove chi investe tipicamente fondi pensione, quindi gente che ha un impegno a lunghissimo termine, fondazioni, assicurazioni per quanto riguarda le riserve vita che vanno a copertura del... Quindi questo non è un asset class che nasce per gli investitori, Si ritenta. Sì, però questo è anche quella c'è una tendenza al cambiamento. Sì, però questa situazione qua, il risultato di in cui i tassi erano sotto zero, è un asset comunque decorrelato, e quindi c'è la ricerca di metterlo anche in altri portafogli, ma essenzialmente nasce in altri ambiti questo, a soddisfare delle esigenze molto particolari. Attenzione, uscendo dalla situazione, penso che il vero rilascio ha una grandissima nota, che può essere potenzialmente rilassante per l'intero tavolo, che anni di tassi sotto zero. E adesso che il tasso non è sotto, cioè è vero che negli ultimi anni, sì, tanto investimento da voi e anche da voi, perché? Perché tu investi nelle obbligazioni in però ti devo rimettere, scusate, ti rimetto in carreggiata. Quale state evadendo una risposta? Io la vedo abbiamo una risposta. Come dire, a progresso, quindi a Mauro, è il seguente: signori, voi siete abituati con i carri di interesse, siete abituati con tutte queste cose, ma guardate che se non internalizzate nelle vostre politiche di remunerazione, vostre e del vostro management, non solo il carri di interesse, che normalmente è la trasformazione fiscalmente agevolata di una remunerazione tassata come reddito finanziario e non come reddito di capitale. Ogni volta che ci diamo questa roba, interpelli, proviamo. Ma l'internalizzazione del parametro ESG, se vogliamo parlare di ESG, visto che della parte environmental non voglio competenze, della parte governance è all'interno di questo discorso, dobbiamo parlare della sostenibilità nel periodo di investimento, di modalità di remunerazione che internalizzano questi parametri. Come si fa? No? Allora, per esperienza che ho vissuto, allora, innanzitutto parto un po' che dall'assenza, due società che sono di porta e qualcosa abbiamo imparato, qualcosa in palestra, allora quando ci ha fatto palestra e il circolo è abbastanza virtuoso, anche perché con il di porto c'è un grandissimo scambio di esperienze, cross, sì. Allora,
Scusate, quindi c'è un tema di selezione all'ingresso, mettete la togliere, cioè comunque certi settori, certe società hanno comunque un feeling un po' più orientato a questo. Credo che per orientarci c'è un tema importante, poi cioè, noi comunque però abbiamo un vantaggio nelle private equity che è noi sposiamo un progetto. Sposiamo un progetto, sposiamo delle persone che poi tecnicamente possono già in azienda, un po' mettiamo come manager. Alla fine il progetto non è solo il progetto, ma anche quali sono i pillar che lo definiscono, ed è una strategia dove la strategia è sì che cosa faccio, ma tante volte è che cosa faccio, perché l'imprenditore italiano ha la tendenza a voler fare anche un po' tutto ogni tanto. E il che cosa non faccio e il che cosa faccio sono cose importanti da definire il giorno dopo. Poi siamo sempre tutti un po' opportunisti, quindi bisogna adeguarsi un po'. Però oggettivamente c'è la possibilità di definire dei piani. Dico la stupidaggine, ma per le società italiane anche il fatto di creare un bilancio di sostenibilità, ogni anno dare un obiettivo che parte da lì, è una scaletta che comunque comporta di dedicare delle risorse, di tempo e di soldi. Posso una domanda? Quali sono gli obiettivi di questa società, per curiosità, sulla remunerazione? Sulla remunerazione? Sì, parte dell'obiettivo. No, gli obiettivi ESG. ESG, sì. Sì. Parte della remunerazione è legata a degli obiettivi che noi ci diamo su. Faccio un esempio. Avete una società che non ha il bilancio di sostenibilità. Dopodiché, sulla base dei risultati del bilancio di sostenibilità, sostanzialmente ogni anno ci sono dei parametri che noi vogliamo portare a casa, a volte ce li propongono i manager, a volte li pubblichiamo noi. E quindi, in questo senso, e ripeto, forse questo è un po' più difficile quando, per quello che la B Corp è una bella palestra, perché si è già dato un percorso, e a quel punto lì tu puoi legare un po' più lungo. Quando non lo trovi, devi lavorarci un periodo più costruito. Non è la soluzione perfetta, però è un qualcosa che ti consente di migliorare e soprattutto, scusami, ragionando di ISG, che l'abbiamo detto prima, di magari più facile e torna anche economicamente, però sostanzialmente ogni anno puoi spostare un pochettino l'obiettivo sugli altri parametri per vedere di avere un risultato un po' più bilanciato. Niente perfetto, però è uno degli strumenti. Effettivamente con questo tutta la società facciamo un pezzo di remunerazione periodico legato agli obiettivi anche questi. Quello che diceva Mario si aggancia poi a quell'altro tema che hai citato tu, cioè il secondo dell'ISG e il rapporto della composizione del consiglio, i manager, i professional, cioè tu dici sulla I è chiaro che stiamo andando a lavorare e tu sono persone, sono interi settori che, come tu spiegato Marco, hanno vissuto sempre di, ovviamente una IP ogni anno diventa più difficile perché ci sono standard più alti da raggiungere, però poi quando devi andare nel SG, io devo dire che sono uno di quelli che nonostante abbia dovuto lavorare tanto su questa roba, tanto qualche mandato a quel paese al regolatore prestata, però io ho apprezzato il modo in cui la Banca d'Italia l'ha fatto per l'SGR, che è un modo un po' più light rispetto a quello che ha fatto con le banche, però sostanzialmente che ci ha detto? Ci ha fatto la domanda sulla G, sulla governance e quindi su questo secondo tema, e ci ha detto voi dovete aumentare la diversity in generale, dato che io vi controllo sui consigli, fatemelo vedere sul consiglio sul collegio, però tendenzialmente l'indicazione è aumentate lavorate sulla governance. Poi ci hanno dato adesso un tavolo di consigliere abbondante delle nuove indicazioni da mostrare. E allora appunto, che cos'è però questa diversity? Che obbliga tantissime persone a dire, come tu hai detto all'inizio, però facciamo un po' di distinguo, con un po' di moderazione, perché la diversity, tutti dicono, le quote rosa, le quote rosa, la diversity non è affatto le quote rosa. La diversity non attiene, secondo me, al gender della gente che ci sta dentro. È una versione vecchissima, è anni 90 dire diversity uguale donne dentro la corsa. Forse anni 70. O anni 70, grazie. No! Vuole dire, secondo me, no, io non voglio fare l'interprete di Banca d'Italia, non lo so, ma non lo so, ma è calcio la diversity, è una cosa diversa. È calcio la diversity, esattamente. Sulla knowledge, e quando dici manager e professional. Io sono contento che nel mio board, diciamo, è un board che esprime professionalità. Se mi fa anche piacere che esprima gender diversi, perché ovviamente ogni persona si porta qualcosa.
Ma tu in realtà ti sei scordato una parte, che è il motivo per cui non mi ricordo chi di loro ha detto perché la differenza tra manager e professional? Perché ti sei scordato loro, ti sei scordato i caltagirone, nel senso, i board hanno. Il caltagirone con i board non è una, non è una cosa che io non avrei. È un nome caltagirone vicino alla parola board che in questo momento ha diverse letture. No, chiaro, ti hanno scordato il manager. Io voglio dire che questa cosa poi Marco magari mi corregga, cioè nel senso, noi siamo l'Italia è fatta di famiglie, giusto? Abbiamo detto bene. Quindi non è tanto manager professional, ma è l'imprenditore. Quando l'imprenditore riesce a capire che si deve manager, sai anche grazie a tutto il lavoro che per 10 anni fanno le persone, gli insegnano che la sua iniziativa, la sua genialità si completa con delle competenze. Ora siamo in un'altra fase. La fase in cui la diversità culturale porta a dire ma è un manager, qual è questo manager? Il manager è sempre il manager rampante tra i 45, 57, 58 anni, più o meno di rampantina, se la vogliamo dire. Scusate se faccio questa frutaglia, no? E si chiama rampantità. Cioè, chi è questo manager? Quali sono? Perché Banca d'Italia deve dire combiniamo questo consiglio? Quando vede tutti quanti i consigli, tutti quanti con la stessa faccia, le stesse cravatte, la stessa età, lo stesso genere, lo stesso circolo nautico di una sciocchezza di tennis, quella roba lì ovviamente non produce una diversità. Allora, ma non produce una cultura, una diversità culturale. A quel punto dice Banca d'Italia, non misurati solo sul genere, o misurati anche sull'età, dice Banca d'Italia, misurati anche dove l'età non è necessariamente prendere verso partito. L'età è anche prendere settantenne, è anche prendere trentenne, prendere ventenne, non necessariamente a votare, ma quantomeno ad ascoltarlo. E poi sulla professionalità, dice Bandita, e poi lo dice sulle soft skill. Le soft skill è la parte più difficile che possiamo mai guardare, poi me lo spiegherà Marco come se lo gestisce, però la professionalità è importante perché ci porta a dove hai detto tu. Ci porta a quando è che la gente capisce che oltre all'imprenditore, oltre al manager di innovazione, maschio bianco caucasico, come direbbero gli americani, maschio bianco da quasi 50 anni, devi metterci anche l'avvocato, devi metterci anche il commercialista. E io metto un'ultima e poi chiudo, un'ultima piccola cosa. Tu l'avvocato ce lo metti perché sa leggere il codice? Secondo me, o meglio, la norma è scritta perché sì, è scritta perché metti l'avvocato perché sa leggere il codice, ma secondo me no, l'avvocato dentro al tavolo ci deve stare, non per la competenza tecnica, ma per l'uomo che è diventato grazie alle cose che ha visto facendo l'avvocato. Tant'è vero che gli avvocati dentro la bocca non smettono di utilizzare, che cioè in realtà stessimo noi, per la parte più squisitamente tecnica, e danno un elemento direzionale, un elemento strategico che gli deriva da essere avvocato, ma non fanno gli avvocati nel tavolo. E questa è la diversità culturale che secondo me è possibile. Cioè, dimmi di secondo te la vedi. Sempre la cosa, sempre la cosa. Parliamo di in questo momento stiamo qualificando dei ruoli, quindi manager, imprenditore, avvocato. Stiamo mettendo, scusate che è un po', in realtà parliamo di valore. Quindi è vero che abbiamo dei ruoli e quindi queste etichette, ma in realtà siamo uomini di valore quando portiamo quel valore contenuto su un tavolo per le proprie competenze, visioni, esperienze, e quindi indipendentemente dalle varie quote è il bagaglio culturale che ci portiamo dietro e che versiamo sul tavolo, è lì che si fa veramente il valore. Perché qua posso essere pure plurilaureato, avete 10 lauree, e se non ci faccio nulla. Mi parlate, così chiudiamo perché stiamo un po' sforando sul timing, io vi darò qua tutta la sera, insomma voglio dire, non avrei nessuna ragione poi per uscire vivo da questa discussione. Volevo sentire Marco e Nicola, chi vuole prendere la parola, su un tema che è un tema di governance e investimenti. Declinatelo come volete, ma tanto è il punto di caduta, siamo arrivati alla G. Già ampiamente, come dire, annunciato e dissodato su alcuni versanti. Governo e investimento, quindi
l'SGR che investe quel patrimonio dei fondi in, in società, giusto? Commentare il punto di vista in generale. Il punto di vista che sei tu. Beh, allora, come ho detto nel precedente intervento, la governance è importantissima, specialmente per un investitore che come un SGR ha dei fondi comuni, che sì, è vero che puoi disinvestire se non ti piace la società, però è altrettanto vero che proprio per la filosofia di investimento di un fondo comune anche aperto e comunque nel lungo termine. Quindi la governance, come dicevo, per noi è sempre stato importante, specialmente nelle piccole e medie aziende, perché proprio per c'è il discorso del ricambio generazionale, piuttosto che proprio il rispetto di tutte le varie vari stakeholder. E come dicevo, noi, prima ancora che diventasse una moda il discorso ESG, noi quando eravamo partiti con i nostri fondi PIA, con i fondi che prestano piccole e medie imprese, avevamo e abbiamo implementato una struttura interna proprio per valutare il livello della governance e decidere se stare investiti o meno in quella determinata società. Per quale motivo? Proprio perché è vero che non società quotate, non società piccole, noi abbiamo una discreta dimensione, e il nostro fondo è il più grande fondo, tempo fa noi, il più grande fondo di diritto italiano, tra i PIA siamo i leader del settore. Quindi è ovvio che se noi andiamo a investire in titoli di una piccola e media società e poi abbiamo dei problemi di governance, quindi non facciamo un'analisi prima, preventiva, poi una volta decidere di andare a mobilizzare l'investimento è un problema. Quindi, tornando alla risposta, la governance è fondamentale per creare valore, specialmente da parte dell'investitore. Ricordo che ovviamente più o meno le difficoltà diciamo che sono le stesse, noi investiamo tramite la stessa piattaforma all'interno del gruppo, quindi abbiamo gli stessi veicoli, quindi ovviamente le size sono molto importanti, nel senso che gli asset under management sono oltre 35 miliardi a livello di Europa, quindi chiaramente ci possiamo interfacciare con diciamo l'imprenditore e cercare di dare delle dritte o diciamo, un discorso costruttivo. Quello che vedo io da legale compliance è il come, cioè nel senso come misurarlo, come avere una reale percezione. Io penso, ad esempio, anche alla remunerazione. Noi, l'Italia mi chiede di tenere conto nel punto di remunerazione anche dei climatici, e di come rispetto i miei obiettivi di sostenibilità, ma si limita a darmi un principio generale. Il come è molto aleatorio, è molto difficile, è intangibile. Quindi adesso abbiamo ricevuto anche qualche mese fa una comunicazione da banchetti in cui ci chiede di tenere conto dei rischi climatici sotto praticamente tutti gli aspetti della società, perché si va dalle competenze del CDA ai piani di formazione, al business continuity, come vendi i prodotti, come calcoli il tuo ICARA, quindi il tuo risk appetite. Quindi ancora, questa è la mia opinione, siamo più facili di imparare, sono in tanti bellissimi principi, ma è veramente difficile declinare in maniera genuina nell'attività giornaliera, perché il rischio ambientale da business continuity è dell'innalzamento dei mai, però chiaramente facevamo un po' ridere a Milano al terzo piano, quindi c'è senso, era tutto ancora un pochettino fumoso, ancora un po' pesato. E lato mio, io sto in questo sinceramente, perché dammi dei criteri, la remunerazione per dire tutto quello che hai da fare, non te lo do se non ho raggiunto determinati parametri SG, dammi dei parametri SG concreti, efficaci, io sto facendo veramente buona fatica. Quello che dice ovviamente lo sto incontrando anch'io, ma ovviamente tutte le SGR è un fine tuning anche con le stesse autorità di vigilanza, perché anche loro, diciamo così, è un argomento nuovo e si stanno facendo. Con il 1° di agosto entrerà in vigore la normativa di cui le SGR dovranno adottare la propria politica di gestione dei conflitti di interesse, anche in termini di sostenibilità, che di fatto è greenwashing, quindi deve andare a identificare quelli che sono i rischi e quindi il conflitto di interesse, come gestirlo,
e soprattutto quali sono gli strumenti di controllo da porre in essere per evitare il fenomeno di greenwashing. Anche il greenwashing può essere molto, molto sottile. Assolutamente. Però in questo momento quello che vuole la vicinanza, secondo il mio punto di vista, è che la SGR prenda consapevolezza di questa cosa, incominci a metterci la testa e di conseguenza un po' alla volta entri in questo mondo. È un argomento nuovo, come diceva appunto il collega Francesco, qualche anno fa, cioè magari in matematica potrebbe essere ESG, oggi fra un mese magari no, le mine antiuomo per esempio, quando sono nate nella prima guerra mondiale, erano considerate la manna del cielo perché facevano risparmiare la vita dei soldati, poi adesso non lo sono più. Quindi ovviamente quello che vuole Banca d'Italia è che ci sia un'attenzione da parte dell'SGR a mantenere, cambiare, controllare queste regole che si danno nel corso del tempo. Questo è quello che vuole. Ovviamente non c'è una risposta, non ce l'hanno neanche i regolatori. C'è troppa discrezionalità, dopo nascono le complicazioni. Dopodiché, sì, questo è vero, questo è verissimo. Il rapporto con il regolatore interno. Questo è vero. Per esempio, fino a qualche mese fa, per esempio, la Consob autorizzava certi prodotti, consentiva al marchio ESG di certi prodotti con certe caratteristiche. Adesso con l'IVA piuttosto che una serie di regolamentazioni di secondo livello, questi prodotti che prima magari li consentiva, adesso non li consente più. È appunto un... Perché io vedo ad esempio, cioè, adesso c'è la famosa qualificazione articolo 6, articolo 8, articolo 9, ma non ci sono una threshold minima di investimento per qualificarsi come articolo 8, ad esempio? Però posso dirti una cosa, secondo me questo è il momento fronte a queste complessità, ti ho interrotto perché vado a fare un po' pappo di chiusura perché non voglio abusare della vostra gentilezza, si trovano le soluzioni quando c'è cultura proprietaria di azienda, cioè quando c'è all'interno dell'azienda la capacità di gestire il proprio business e di sapere come andare ad integrare i contenuti. Faccio un esempio, quando si parlava ad esempio di ESG declinato in relazione a quella che è la tutela della persona, la tutela della natura, avete visto persone e aziende che hanno aderito alle dichiarazioni ONU contro anti-slavery, anti qualsiasi altra cosa, questo è molto importante, ma nessuno ha mai lavorato ad esempio sul controllo della propria supply chain con riferimento alla fase della sicurezza sul lavoro. E quindi non più la funzione del numero dell'incidente per numero di ore lavorate, ma la valutazione ad esempio della gravità dell'incidente e la possibilità di ricomprendere all'interno delle proprie responsabilità non legate ma manageriali il fatto di avere dei subappaltatori che siano compliant, il fatto di avere dei collaboratori che siano compliant, il fatto di riguardare in maniera diversa anche la propria rete di influence. Questo è un discorso di cultura proprietaria dell'azienda, cioè se tu sai quello che fai, nonostante l'incertezza, io ho ricevuto più insegnamenti di cui avrei dovuto dare ai miei clienti, ed è sempre così perché siamo noi che parliamo sulle spalle dei giganti, sulle spalle di chi ne sa più di noi, ricevo molti più insegnamenti di fronte a chi ha la cultura proprietaria, che sa su che cosa ha investito, che guarda qual è il suo business, fa la vera e propria analisi di rischio, che non è il checkbox, se l'ha andato a fare, che ha la capacità di gestione manageriale, dare tutto il tema professional versus manager, ritorno al tema della ricchezza dei contributi e quant'altro. Quindi anche lì, al di là del, diciamo, della parte di metrica più economico-finanziaria, perché è chiaro che siamo di fronte anche a degli abusi che vanno, come dire, si va a tentoni nel buio e si mettono le mani in avanti. No, quello che tocchi, non lo tocchi e lo trovi. Però secondo me c'è anche la maniera di interpretare, quindi si può essere anche fronte su questo. Ho visto tante aziende. Prima, non so chi aveva citato Walsh & Small, è un investimento che noi conosciamo, è un investimento su cui abbiamo lavorato. Investimento, ci sono cose specifiche, ci sono cose che riguardano quella che è l'intervento che si deve fare. Quindi io penso che voi siete
da questo punto di vista le persone più titolate di tutti i vostri consulenti, lo dico facendo il consulente, quindi volendo seguire il mio ruolo, è la guida, è parte da chi c'è lo sterzo e i pedali. Poi dopo chiedere un consiglio come si arriva più velocemente da una parte o se si può parcheggiare in quella zona, ma conta che c'è saldamente lo sterzo nelle mani, il cambio automatico, o meglio ancora, come dire, lo strumento manuale, perché si può dare, si possono dare tutta quanta una serie di contenuti, si possono dare dall'albergo. Io dalle discussioni che ho avuto sia con Consum che con Banca d'Italia su questi argomenti, la sensazione è che loro vogliono capire, vogliono avere la certezza che ci sia gente con la testa che ci sta lavorando. Poi magari può sbagliare, ma l'importante è se c'è la testa, se stai lavorando, poi... Tante di quelle forme poveri sempre nel private lending o di una serie di altre cose, in cui lo stesso business model di chi partecipa, ad esempio, solamente nel finanziamento in pool con grandi istituzioni finanziarie, dando la replica di gestione e diventando semplicemente un backup di capacità finanziaria, eccetera, eccetera. Le autorità di vigilanza imparano sul campo. Ho visto recentemente chiudere ispezioni importanti dove l'ispettore, il team ispettivo, chiede al management: ci spiegate come funziona questa cosa. Ragione per cui, ancora torno a dire, se c'è la competenza di chi ha lo sterzo in mano, è una soluzione veramente la trova. Io francamente vorrei dare anche qualche spazio, innanzitutto salutare chi è collegato e che noi non vediamo, che non sappiamo, che ci fa piacere che ci abbiano seguito, ho ricevuto tutta una serie di domande, saluti, gente del team di Equinox, che sono nostri amici, vi salutiamo, che avremo avuto il tempo, queste cose qua, intanto avremo occasione a settembre, se mai oggi era un po' generica la chiacchierata, secondo me possiamo entrare un po' più in focus specifici, anche perché ho visto sensibilità diverse, ma non per questo antitetiche su delle situazioni che sono complesse. Voglio ringraziare tutti per il contributo di ciascuno. Noi siamo stati felici, innanzitutto che voi siate, che avete accettato questo invito, che ci onora enormemente. Secondo luogo, abbiamo ascoltato tante cose bellissime, ho preso due pagine e mezzo di appunti, e poi se volete ve li faccio un piatto. Dipende da chi fa l'esame, ma io non penso che l'esame è così. Su queste cose di esame sono, come a dire, è lupus in fabula, quindi non posso parlarne. Fatevi un po' di networking, dove vi possiamo aiutare a fare questa cosa qua, e lo dico al di fuori del medium professionale, perché la vita poi è fatta degli incontri, no? E degli incontri, dei rincontri e di tante altre cose. Grazie a tutti quanti per il cuore. Grazie a tutti. Grazie in particolare a Emanuele, che è stato al centro di questa organizzazione. Emanuele è un ragazzo che conosco da tanti anni. Vi vorrei dire un parola su Emanuele. Emanuele ha un bellissimo curriculum, e la cosa che a me piace di più, per farvi capire anche la dedication che ci mette, noi abbiamo un accordo con il secondo studio legale brasiliano, si chiama Cescon Barro. E naturalmente Emanuele quest'estate ha detto che lui si fa sacrificare per lavorare, fa un mese di internship a Rio de Janeiro. Quindi, da questo punto di vista, grazie. Grazie, veramente. Grazie.